Nell'ultimo anno mi sono dedicato veramente allo studio e alla lettura dei fumetti. Già leggevo parecchi fumetti, ma nell'ultimo anno sono impazzito perché mi sono messo a lavorare io stesso a un fumetto. E quindi ho detto devi studiare un attimo perché non conoscevo niente. Per cui nell'ultimo anno mi sono letto tutti i fumetti di Pazienza, tutti i fumetti di Gipi, che è uno degli autori più incredibili che ho mai letto. E poi mi sto dando un po' di letture giapponesi, mi sto leggendo tutto Akira, mi sto leggendo, che mi sto leggendo tutto Nausicaa, e bah, ce ne sono varissimi. Ho preso tutto Mebius, una raccolta incredibile di Mebius. Però devo dire che tra le letture, l'ambito dei fumetti, che davvero più mi hanno segnato è stato Gipi. Gipi ha scritto dei libri assurdi, La Terra dei Figli è un libro che ti blocca la gola, è un libro che è duro per... Sono 300 pagine di fumetto, te la bevi in 3 ore, non c'è un gesto di dolcezza. C'è un gesto di dolcezza nell'ultima pagina e tu l'ultima pagina ti metti a piangere. È una roba incredibile, quell'autore lì è pazzesco, spero di conoscerlo, Gipi. Anzi, magari dopo gli scrivo una mail a Gipi. Ieri c'è stata la presentazione delle prime 20 tavole di questo fumetto che si chiamerà Tales of Daria. E sto facendo ruotare tutto quanto il mio lavoro attorno a Tales of Daria. Praticamente le sculture sono diventate dei props di scena di Tales of Daria. Questi sono gli studi, 1, 2, 3 sketchbook mangiati. In 2 mesi li ho fatti. E qui c'è un po' di lavoro. Tales of Daria! I love it. But because this is fucking dirty. Like this. Let's do this. E queste sono un po' di tavole, vedi? Tavole, tavole, tavole. Lei è Daria. Cazzo, se lei è Daria. Vecchia, senza una gamba, gliel'ha mangiata i bambini. Questa è Keep, la cattiva, la protagonista. Cavalche vecchi, un mondo di merda, mi sono immaginato. Questa qui è Daria sempre, all'inizio della storia, proprio che non c'ha l'occhio. Vabbè, va avanti, tavole, 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 un sacco di tavole qua. Qua sono belli, dei paesaggi del futuro, tutti allagati. Qua ci sono un po' di sketch di scena con i bambini che fanno a pezzi vecchi. Sono super cool i bambini, capito? Fascetto della Supreme, cose. E qua ci sarà tutta quanta una scena, adesso qua ci devo lavorare parecchio, complicatissimo questa parte perché è tutta divisa a quadrati, quindi sono 12 box per ogni tavola ed è fatto tutto come se fosse il primo piano di soldati, no? Quindi sono 4 soldati e la camera si muove come se fosse un videogame proprio, quindi è un casino da fare sta roba perché hai sempre una cosa davanti, vedi? C'è sempre un pezzo davanti. Come nei videogame in prima persona. Quindi adesso devo finire queste tavole qua che sono lunghissime da fare. Lunghissime. Lunghissime. Però ci siamo quasi con queste.